Urubio, sono arrivate delle novità fantastiche. Sicuramente alcune di voi le avranno già viste in giro per il web e io sono rimasta davvero contentissima, specialmente per l'eyeliner, per l'entrata dell'eyeliner all'interno di questo marchio. E vi farò vedere tutti gli swatch e le mie prime impressioni perché ho già iniziato ad utilizzarli. Voglio iniziare forse dai prodotti più famosi tra queste novità, che sono le tinte labbra. Sono sette tinte labbra e un lip gloss. Partiamo subito, vi faccio vedere il numero 01, che è un color nude classico. Tutte le tonalità hanno dei sottotoni molto freddi, devo dire, e tranne per alcune, ma proprio due o tre, le altre sono molto molto fredde. Addirittura alcuni rossetti di questi mi sbiancano proprio tutto l'incarnato e sono un fantasma. Quindi alcune mi stanno bene, altre non proprio. Allora, lo 01 è un color nude molto molto classico, ve lo faccio vedere sbocciato. Sono completamente matte, sono opachi. Dopodiché c'è il numero 2, che è sempre un nude, però con una punta diciamo un po' più calda. Il numero 3, che è completamente freddo ed è quello che in realtà mi sbianca completamente, anche se poi come colore è fantastico, veramente molto molto bello. Però addosso a me, che ho la carnagione molto chiara, veramente sembro morta. Sembro completamente morta. Non mi sta molto bene, però è fantastico. Lo uso lo stesso. La tinta numero 4 è più un color malva. Dopodiché c'è un color mattone, che è lo numero 05, quindi è calda di nuovo, e poi le ultime due fredde, che sono la 06, che è quella che ho addosso in questo momento, che è molto molto bella come tinta labbra, e poi c'è la numero 07, che è più scura, ancora più scura, e sono dei colori veramente molto belli, devo dire la verità, mi piacciono tanto. Allora, sono morbidi. Allora, la cosa che amo di più e che devo assolutamente promuovere è proprio il pennellino. Il pennellino permette una stesura del prodotto ottimale, nel senso che io, per esempio, che ho le labbra molto molto sottili, per me è difficile andare a disegnare le labbra. Con questo pennello mi ci sto trovando molto molto bene. Risultano comunque molto precise le mie labbra rispetto a tantissime altre tinte labbra, i pennellini, insomma, delle tinte labbra. La texture è molto asciutta, non secca però le labbra, attenzione, non le secca, sembra quasi che avete della cipria per quanto siano morbide. E la durata è favolosa. Io la metto per andare al lavoro, sono al lavoro 6 ore e 6 ore dura veramente, anche di più, perché poi considerate che al lavoro bevo il caffè, mangiucchio, perché capita anche che mangio, e nonostante questo la tinta rimane, quindi come durata è veramente ottima. Voglio testarla ancora per più ore, ma sono sicura che durerà tantissimo. L'ultima che ho messo al lavoro è la numero 03, che è quella che mi sbiancava un pochettino, quindi essendo un nude pensavo che potesse andare via facilmente rispetto alle altre tinte, e invece no, è durata tantissimo, oltre le 6 ore, quindi favolosa la durata. Il lip gloss, che è da utilizzare sopra le tinte labbra se volete, per dare un effetto un po' più lucido, quindi le vostre tinte non solo saranno opache, ma potranno trasformarsi anche in rossetti lucidi, e non è appiccicoso per niente. È confortevole, non dà fastidio sulle labbra. Ma passiamo al fondotinta. Fondotinta compatto in tantissime tonalità, io però ne ho solamente tre, ovviamente dalla più chiara alla più scura la potete trovare. È un fondotinta compatto molto coprente. Allora, vi dicevo, io sto utilizzando il numero 02, che è la mia tonalità, poi c'è la 03, che non è proprio scura, però forse più d'estate potrei utilizzarla. E la numero 01, che invece è proprio bianca bianca bianca, non potrei utilizzarla per niente. Allora, la 02 invece è un colorito medio, medio chiaro, e devo dire che in questo momento ce l'ho addosso. Spero di riuscire a farvi vedere bene com'è, perché
Io che ho la pelle grassa è favoloso perché opacizza tantissimo la pelle sembra quasi vellutata e anche questo dura molte ore. Considerate sempre che io lo indosso al lavoro, quindi mi muovo, delle volte capita anche che con le luci sudo un po', quindi devo dire che la resistenza anche qui è molto è ottima. Se volete vedere l'applicazione, fatemelo sapere. Il fondotinta si applica con la sua spugnetta interna che trovate dentro. Comodo, potete utilizzare anche il pennellino se volete, però mi ci trovo bene con questa. Mi raccomando, fatemi sapere se volete l'applicazione del prodotto. Andiamo avanti e ci sono i fantastici eyeliner che io aspettavo da tantissimo tempo. Veramente non vedevo l'ora di provare gli eyeliner di Puro Bio. Ce ne sono due, uno con il pennellino sottile per essere più precise, per un look un po' più delicato, e un altro invece con il pennellino più doppio, come piace a me. Ce l'ho addosso in questo momento, ho utilizzato quello doppio. Quello sottile non mi piace, nel senso che prende poco prodotto dalla boccetta e quindi risulta una matita sfumata. Ecco perché per look delicati sarebbe più adatto, mentre l'altro col pennellino un po' più doppio prende più prodotto, impregna più prodotto e scrive molto di più. Basta una sola passata, cioè non dovete stare lì a ripassare più volte. Un'altra novità è la matita occhi numero 45, che è questo color ottone, bellissimo, secondo me a Natale andrà tantissimo, soprattutto per i look natalizi o da Capodanno, è molto bella, ultra shimmer, ultra luminosa, bella, bella, bella. E infine i quattro ombretti che si uniscono a tutta la collezione degli ombretti Puro Bio, dal numero 19 al numero 22. E sono praticamente questi che vi faccio vedere sbocciati. Il primo, che è il numero 19, è un bellissimo grigio, un grigio però duochrome, ed è bellissimo perché tende un pochettino al marroncino, ha dei brillantini marroncini, molto molto bello. Tutti i quattro ombretti sono shimmer, ovviamente. Dopo c'è il numero 20, che è questo blu elettrico favoloso, ultra luminoso, ultra shimmer, bellissimo, bellissimo. Poi c'è il numero 21, che invece è questo color malva, chiamiamolo così, e il numero 22, che è questo verdone. I miei preferiti sono sicuramente il color grigio e il blu, sono fantastici. Allora ragazze, tutto ciò ovviamente è arrivato, mi sono dimenticata di dirvelo, è arrivato all'interno di questa bellissima scatola. Puro Bio non si smentisce mai per quanto riguarda le confezioni, che sono veramente bellissime. È in cartone e all'interno c'erano tutti i prodotti. Allora, spero insomma che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste novità. È un marchio vegan, ovviamente, super naturale e dalle ottime, ottime prestazioni per quanto riguarda il make-up. Non sono l'unica a dirlo, lo dicono tutti, si sa, sono dei prodotti favolosi a un piccolo prezzo, perché veramente i prezzi sono molto molto competitivi. Quindi ragazze, questo era tutto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi alle mie pagine Facebook e Instagram, mi raccomando, io vi aspetto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!